Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale si è riunito questa settimana anche di sera per esaminare finanziaria e bilancio. Tra gli obiettivi, il pagamento dei debiti, la vendita del patrimonio immobiliare e la programmazione dei fondi europei. Critiche le opposizioni, che hanno presentato molti emendamenti. L'esame del bilancio proseguirà nelle prime sedute di maggio. Presidente del Consiglio regionale, capigruppo e assessori, nella pausa dei lavori d'aula sulla finanziaria, hanno ricevuto due delegazioni sindacali su problemi occupazionali. La prima è della città metropolitana di Torino e la seconda degli addetti alle pulizie nelle aziende sanitarie. Si è insediato a Palazzo Lascaris il Comitato Esecutivo degli Stati Generali dello Sport per diffondere le pratiche sportive e i corretti stili di vita. Il Consiglio regionale è capofila del progetto, che coinvolge tre assessorati: sanità, sport e istruzione. Gianfranco Porqueddu, presidente CONI regionale. Gli Stati Generali si occuperanno di tutte le categorie, dai ragazzi delle scuole, dalla primaria fino all'università, degli anziani e degli adulti occupati ma sedentari. Il Consiglio regionale, con il progetto Piemonte Visual Contest, è tra i finalisti del premio Smart Communities consegnato durante le due giorni di SMAO a Torino. Il riconoscimento punta l'attenzione sulle più innovative misure adottate da pubbliche amministrazioni ed enti locali per migliorare la vita dei cittadini. Si terrà dal 14 al 18 maggio al Lingotto di Torino la 28ª edizione del Salone del Libro. Anche quest'anno il Consiglio regionale sarà presente nello stand delle istituzioni piemontesi, con molti appuntamenti per presentare le novità editoriali e le iniziative di consulte e comitati. Rolando Picchioni, presidente del Salone del Libro. Il Salone ha una sua particolarità, una sua specificità che ci invoglia e invoglierà coloro che verranno ad essere sempre più attenti ed essere sempre più, direi proprio avere un dinamismo ancora in più di quello che abbiamo realizzato nel passato. Più moderno, interattivo e a misura di cittadino è la nuova versione del sito del Consiglio regionale, che verrà lanciata nei primi giorni di maggio. Tante le novità e le innovazioni nel campo della trasparenza e della partecipazione e nuovi servizi a disposizione dei navigatori. Alla Biblioteca della Regione, in via Confienza, dal 6 maggio al 5 giugno, è in mostra la Stamperia Verduni, fabbricanti di immagini nella Torino dell'Ottocento, con una serie di incisioni che costituiscono un supporto prezioso per ricostruire la storia del costume, soprattutto popolare, in un secolo attraversato da profondi cambiamenti. Ritratto di una terra, emozioni e paesaggi del Piemonte è il titolo della rassegna esposta a Palazzo Lascaris dal 7 maggio al 30 giugno. Lettere, poesie, dipinti, oggetti e fotografie offrono al visitatore frammenti di paesaggio che permettono di ricostruire luoghi reali che si trasformano in luoghi del cuore e dell'armonia, in un microcosmo di culture, sapori, musiche e profumi. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.